Ha chiuso definitivamente lo store della Disney di Via Toledo a Napoli. Dopo 22 anni la multinazionale sceglie la strada delle vendite online, cala il sipario sui 22 lavoratori spinti nel limbo della disoccupazione. Quasi tutte donne, quasi tutte over 45. Stessa sorte per il punto vendita di Marcianise, tutti a casa i 13 dipendenti. Ma la passione per chi ha lavorato a stretto contatto con il mondo dei sogni della Disney e con i più piccoli non si ferma nemmeno davanti ai licenziamenti. 22 dipendenti di Napoli hanno organizzato un saluto con i clienti più affezionati nel negozio che prima della pandemia accoglieva anche 600.000 ingressi annui. Nel suo ultimo giorno c'era una folla di clienti arrivati per approfittare delle ultime offerte. I lavoratori riceveranno la Naspi, il trattamento di disoccupazione senza accedere alla cassa integrazione, non attivata per nessun lavoratore. Quindi un percorso più breve verso la mobilità è questo quello che spaventa gli operatori. Abbiamo tutti tra i 45 e i 50 anni dicono non riusciremo a trovare lavoro facilmente, il futuro ci spaventa. I licenziamenti riguarderanno anche i punti vendita di tutta Europa e 60 negozi in Nord America. Secondo i sindacati di categoria la decisione sarebbe stata comunicata, cose già fatte, la Disney ha scelto di chiudere i suoi store per puntare sul commercio online.